Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Municipio X. Vi ricordo che questo è il nostro terzo giro, quindi incontriamo dei volti che probabilmente avete già conosciuto meglio di quanto già non conosceste. E oggi con noi è tornato Giuseppe Lardieri, presidente del Municipio 9. Buonasera a lei, buonasera ai radioascoltatori. Grazie per essere con noi. Guardiamo però prima insieme il sommario della puntata. Oggi ci occuperemo di decentramento, della valorizzazione del patrimonio comunale e di sicurezza. Infine abbiamo un piccolo cambiamento per voi, non avremo più le voci nel marciapiede, bensì le voci dal web. Un modo un po' diverso per portare la vostra voce direttamente ai presidenti di municipio. Adesso guardiamo insieme come prosegue la nostra puntata, diamo la parola al presidente che però prima deve rispondere al nostro quiz, temutissimo ormai, vediamo se la risposta la mette in difficoltà. Vediamo la grafica, la domanda che le faccio oggi è la seguente, quale di questi istituti scolastici non fa parte del Municipio 9? A. Confalonieri, B. Melloni, C. Calvino. Sai che perché li conosco tutti, ma come scuola, il Confalonieri ok, tra Calvino e Melloni. Il Melloni non mi sembra nostro. No, il Melloni è nostro, il Calvino che non è nostro. Sicuro, l'accendiamo? Copio un po' un altro programma. Però aspetta. Risposta. No, il Melloni. Melloni, ok, vediamo la risposta definitiva è Melloni. Ok, ha indovinato, quindi si è salvato poi in corsa, no, un po' fai, di confusione. Fai, no, è il giro di tutte le scuole, le conosci, certo. Però poi hanno il nome, per esempio la Passerini, è stata sempre chiamata Passerini, ma non è Passerini. Ma infatti noi ce le studiamo prima apposta per confonderli, e questo è il nostro intento, però è riuscito a portare a casa la vittoria del nostro quiz. Allora lascio a lei la parola, così ci occupiamo del decentramento. Sì, io in pochissimo tempo vorrei il decentramento. Perché decentramento? Voglio portare all'attenzione delle persone, dei nostri residenti, perché il decentramento io lo intendo come competenze, non più potere, ma semplicemente competenze e responsabilità. A noi si rivolgono per qualsiasi cosa ed è giusto, rivolgetevi a noi perché anche se non è di nostra competenza noi portiamo avanti le vostre istanze, però vorremmo poter agire. Cioè il decentramento per me è se c'è il marciapiede sconnesso, non devo aspettare di fare una delibera, mandarla all'assessore e poi chissà quando se la prende in considerazione. Adesso su 110-94 non ci ha mai risposto. Se c'è un problema imminente di un palo per terra, non devo fare la segnalazione, io devo poter chiamare il settore e farlo mettere a posto. Questa è l'efficienza del decentramento, le cose piccole, io non voglio fare cose grandi, come pure delle strade, fino a 10.000 euro, mettete una cifra, date un limite, però all'interno di questo limite dateci la possibilità di agire, perché rispondere al cittadino, non lo faccio mai, non è di mia competenza, è bruttissimo, frustrante, il cittadino si arrabbia perché noi siamo il comune sul territorio e quindi noi dobbiamo dare delle risposte, certo, delle cose più grosse dove noi non possiamo farle, devo quantomeno rapportarmi col comune, cosa che faccio con molti assessori, con chi io dico sempre intelligentemente capisce che la collaborazione può portare dei risultati, si riesce, con chi non lo capisce purtroppo non si riesce a fare. Allora, facciamo una cosa del genere, si decide dall'alto, si danno dei confini, però quando mi dai la palla fammi giocare, voglio giocarmi la mia partita. Io se non sono capace di gestire queste criticità, allora vuol dire che i cittadini diranno presidente se ne vada a casa. Però noi abbiamo dimostrato col verde che l'unico settore dove abbiamo circa 130, sono 146, ma in effetti non si arriva neanche a 110 con i ribassi d'asta, che noi possiamo spendere. Bene, abbiamo fatto tutti i progetti, implementazione di villaletta, parcheggio, chiusura, messa in sicurezza di scuole, l'apertura di una stradina. Cioè abbiamo dimostrato che in pochissimo tempo abbiamo fatto una programmazione precisa, puntuale e utile. Mi dispiace, questa amministrazione mi ha deluso da questo punto di vista, mi aspettavo che facesse qualcosa sul decentramento, non è stato fatto, l'unica cosa che si sono interessati è la modifica della votazione del Presidente, portarla al 50%, io dissi, e lo dico anche qui, per me lo potevano portare anche al 60%, io non temo nulla, se il cittadino mi vuol votare mi vota anche al 60%, se non mi ritiene idoneo non mi vota neanche al 30%. Ma perché l'idea del decentramento è comunque rendere più veloce, per rendere funzionale. Più veloce imminente, guarda, io è la stessa cosa che dico per i vigili di quartiere. Questi ragazzi che io conosco uno per uno, che si danno da fare, un vigile di quartiere, se tu lo fai andare per il territorio e segnalano qualcosa e quel palo per terra sta un mese,
Il vice di quartiere la seconda volta deve nascondersi dietro la colonna perché sminuisce anche il suo ruolo. Se invece, quello che ho detto, fate un coordinamento, quando segnala il vice di quartiere, segnala il presidente, nel giro di 12 ore, io non dico immediatamente, ma nel giro di 12 ore quel problema minimo deve essere risolto. Allora il cittadino apprezza il lavoro, chi fa quel lavoro si sente gratificato e allora lo fa di più e viene invogliato. Perché se no così si perde tutto. Se si fanno le riforme si deve avere il coraggio di dare delle competenze precise in modo che ognuno se ne assuma la responsabilità. Io non mi sono mai, non ho mai detto non voglio, io voglio le responsabilità, me le assumo. Se non sono capace vado a casa, qual è il problema? Certo, assolutamente. Quindi competenze, responsabilità, non poteri. Competenze, responsabilità. Sì, ecco, un discorso che avevamo già avuto modo anche di accennare perché... Però ci tengo molto. Assolutamente, sì. Quindi ritorna proprio questa idea, cioè che decentramento vuol dire maggior funzionalità. Quindi il cittadino, quando diciamo decentramento, se io faccio la battaglia per il decentramento, non è una cosa che appartiene ai politici, no, che appartiene a voi cittadini. Se avete il marciapiede, quando mi scrivete e io posso intervenire subito, allora sì. Questo significa decentramento, avere delle funzioni minime, quelle di base, a portata di mano. Quindi la questione del decentramento si collega anche a quanto dicevamo della valorizzazione del patrimonio culturale? Anche questo, ecco, è tutto collegato, il mio programma ha un collegamento. Io quando, ripeto, feci un disegno e scrissi dentro famiglia, la famiglia che sta sul territorio, gli asili, le scuole, l'assistenza alle mamme, l'assistenza agli anziani, cioè tutto questo si sviluppa, è così il patrimonio. Il patrimonio, c'è la legge adesso sugli immobili abbandonati, se lei va sul Comune di Milano, trova Geoportale, trova anche tutti gli stabili privati che sono abbandonati, che entro 18 mesi, se non lo fanno, perdono fino a un terzo della loro indice di edificabilità. Quindi hanno fatto una cosa del genere. Hanno contestato quello della Regione, però per quanto riguarda gli edifici pubblici non facciamo niente. Ma faccio qualche esempio. Abbiamo uno stabile in via Pollini, Ugolini, che sono quasi 40 anni che sta lì, io mi hanno chiesto alcuni privati di poter mettere mano, io li ho mandati al demanio perché non posso, ecco, non posso non io, può. E quindi non ne hanno fatto niente. Villa Litte, ci sono degli spazi che c'era un privato che voleva investire fino a 250.000 euro di soldi suoi per mettere a posto un'ala dei locali di Villa Litte, per metterci dentro un museo, il museo della macchina da scrivere, e anche lì non se ne è fatto niente. C'è la piscina Scarioni che è abbandonata ormai su 2 anni ed è qualcosa. C'è la struttura ex CBM in via Spadini in Comasina, c'è una villa, ci sono tutte che io ho segnalato, ho comunicato all'assessore Tasca quando fece la richiesta, io gliele ho comunicate tutte queste cose. Allora, noi dobbiamo valorizzare il patrimonio pubblico. C'è l'area che in via Guerzoni, io mi legherò al cancello la prossima settimana, lo annuncio di qua. Mi legherò al cancello. Quindi avevo notizie in anteprima. Via Leiener Guerzoni, perché c'è un'area abbandonata da oltre 40 anni, non se ne può più, i cittadini, i residenti mi chiamano tutti i giorni e hanno ragione. Io ci passo tutte le mattine da lì e vedere un luogo che è stato l'ex ospedale Bassi per le malattie, la cura delle malattie infettive, quindi una cosa di utile, che oggi c'è il contenzioso comune-regione e non si riescono a mettere d'accordo. Il comune continua a dire è della regione, la regione sta... Io ho chiamato, ho incontrato anche il direttore dell'ATS a cui ho detto mi dispiace, se non vi muovete io denuncio per danno erariale tutti, perché lì dentro ci sono anche un centesimo delle mie tasse, certo. E non si può lasciare abbandonato. Loro so che si stanno muovendo, stanno facendo degli incontri col comune e continuano a dire mio e tuo, e tu e mio. Bene, io dico, faccio un appello pubblicamente, che si mettano d'accordo perché quell'area va rivalutata, va riqualificata. Poi mio, tuo, suo, io sono del parere che due enti pubblici non possono avere un contenzioso di 100 anni, non possono, hanno il dovere. Allora se è comune, che il comune dica quello che vuol fare. La regione, so che mi hanno detto che è disponibile, quindi non voglio prendere difese di nessuno, dico semplicemente che devono trovare un accordo. Però hanno fatto dei progetti, li hanno presentati, e non si riescono a mettere d'accordo.
devono farlo, lo devono ai cittadini, lo devono al nostro municipio, lo devono a tutta la città, certo. Perché è un'area importantissima. Certo, anche perché questo è il suo spazio per comunicare con i cittadini, quindi anche rendere certo, partecipi certo, di quelle che sono le sue battaglie. Io l'ho detto ai cittadini, avevamo fatto con i ragazzi di architettura, avevamo presentato 13 progetti per accendere i riflettori, perché ripeto, siamo sempre punti a capo, certo. Non posso farlo io perché non è la mia competenza. Però posso stimolare, posso accendere. Quindi lei avrebbe anche già delle idee, dei progetti relativi? Io ce n'ho 100.000 progetti per il quartiere, certo. Progetti nel sociale. Con il quale tra l'altro ha coinvolto appunto dei ragazzi, però, diceva. Certo, però io non posso, i ragazzi avevano fatto dei progetti, un anfiteatro che sia all'interno che all'esterno, sia da utilizzare le scale, io ho questo progetto di fare le doppie mura in modo che sia calpestabile, poi mettere all'interno dei piccoli negozietti e verrebbe un boulevard straordinario in via, tutto viale Jenner, cioè, e poi sì, per gli anziani strutture che potrebbero fare anche delle strutture fare un prest sul territorio, quindi lì, visto che stiamo andando verso quella direzione di nuovo, per fortuna, certo. la medicina di prossimità. Avevamo un progetto, lo stiamo portando avanti, spero si concretizzi, sulla medicina di prossimità e sulla cura domiciliare. Perché non utilizzare quegli spazi per poter avere un luogo lì? Cioè, allora, tutto ciò che sia utile al quartiere, io non sto parlando di... Non mi interessa la speculazione edilizia, io non faccio edilizia, non faccio niente, ho il mio stipendio. Guardare all'utilità, cioè far sì che il territorio venga valorizzato. E riqualificare un'area abbandonata che non va bene. Tutto ciò che si lascia abbandonato vuol dire che non hai amore per tutto. E poi parliamoci chiaro, se valorizziamo il patrimonio pubblico, io non sto dicendo di valorizzare il privato, sto dicendo valorizziamo il pubblico. Il pubblico è di tutti. Quindi io vuol dire che non sto facendo gli interessi di nessuno, ma sto facendo gli interessi di tutti. Questo che voglio far capire. Sì, non sto dicendo dicevamo... rivalutiamo quell'area perché qualche privato. No, rivalutiamo tutte le strutture pubbliche. Poi ce lo dicevamo anche la scorsa volta, l'idea è questa, cioè che valorizzare il territorio vuol dire valorizzare le persone e viceversa poi certo, c'è il ciclo che si ma crea. Ma no? È un qualcosa, io continuo a dire, crescere insieme, qualsiasi cosa, tu la fai crescere insieme. Allora, dall'altra parte di quest'area... deve partire, adesso deve essere già partita, ma partirà brevissimo, un centro per i bambini con grosse difficoltà. Quindi vedi che queste strutture possono servire, servono alla zona. C'è un numero di persone anziane. Vogliamo fare qualcosa pure per queste persone anziane? Bene. Allora facciamo, però dobbiamo muoverci. Ripeto, io mi legherò al cancello la prossima settimana, bene, se non si risolve qualche problema. Quindi speriamo di non dover arrivare a questo, però noi non il messaggio piaciuto, l'abbiamo non lanciato. Non mi è mai piaciuta la politica spettacolare, la politica dello scandalo, la politica... Però se purtroppo dobbiamo fare così, mi adeguo, anche a 60 anni mi adeguo. Ma non mi piace, perché preferisco dialogare, col dialogo e con le idee si va avanti. Allora, voi che ci seguite da casa, ovviamente sapete che il Presidente è sempre raggiungibile, quindi anche se volete dialogare in merito a questo, lo potete sanno, commentare. Dalle 6:30 di mattina alle 2:30 di notte io sono a disposizione. Parlando però sempre di territorio, adesso sì. Voglio proporre una nuova top 5. Noi parliamo di territorio, parliamo di conoscere meglio la nostra città e dare spazio anche a quelle che sono le nostre bellezze. Allora, il titolo di oggi è proprio questo. Guardiamo con la grafica. I teatri che da più tempo intrattengono le serate dei milanesi. Quindi pensiamo a un qualcosa di storico, il teatro che occupa da più tempo il suolo milanese. Guardiamo la posizione numero 5. Abbiamo il Carcano, il teatro del 1803, si trova in corsa di Porta Romana. Saliamo subito alla quarta posizione. Ne abbiamo uno che è da noi. Filodrammatici del 1800, quindi stiamo salendo. 1800 si trova appunto nell'omonima via. Alla posizione numero 3, il famosissimo teatro alla Scala, questo non necessita di presentazioni, data 1778. Saliamo alla posizione numero 2. Il Lirico, che attualmente è in ristrutturazione, però sono comunque tutti teatri attivi, si trova in Via Larga, è datato 1776. E alla posizione numero 1, guardiamo, abbiamo il Teatro Litta del 1700, quindi decisamente quello che da più tempo intrattiene le serate dei milanesi. È un modo anche, insomma, parlare di teatro, adesso che stiamo riaprendo si ricomincia un po' il rilancio, un tema che ha toccato molto appunto le nostre giornate, i nostri animi anche in questo Io senso. Io sono un fautore del teatro, l'ho sempre detto quando vado dai ragazzi, incontro i ragazzi, dico sempre fate teatro, perché il teatro vi insegna a vivere.
ma semplicemente la domanda che mi fanno come? Io dico, di ogni opera interpretate tre ruoli, vi renderete conto che ogni ruolo che voi interpretate avete ragione. Quindi vuol dire che se avete ragione in tutti e tre i ruoli, vuol dire che la ragione non sta mai solo da una parte. Quindi impari la mediazione e impari a capire che chi ti sta di fronte ha anche le sue ragioni e devi mediare, beh, devi dialogare. Questo è fondamentale. E noi per i teatri ci teniamo molto, perché abbiamo tanti piccoli teatri, ma bei teatri nel nostro municipio, sia da in via Pastrengo, sia alla Fontana, sia Abitare, sia Pavoni, alla Chiesa San Giuseppe. Ne abbiamo tanti di piccoli teatri, cioè, anche tante compagnie che si danno da fare, e questo è bellissimo. Poi abbiamo aperto una collaborazione straordinaria con gli Arcimboldi, che non dimentichiamoci, è il secondo teatro della città di Milano. E i nuovi gestori, che proprietario è sempre il Comune di Milano, sono delle persone dinamiche, straordinarie. Abbiamo cominciato con loro un bel progetto, anzi abbiamo tanti progetti come municipio, noi vogliamo dialogare magari con loro. Prossimamente approfondiamo allora anche questo tema, riportiamo in auge vista la stagione. Vogliamo fare addirittura dei corsi di formazione. Cioè, abbiamo veramente molti progetti. Bene, devo purtroppo interromperla, anche se è molto interessante, ma perché dobbiamo toccare il tema della sicurezza, quindi mi fa piacere che insomma dedichi i suoi 3 minuti a questo tema. Allora, per quanto riguarda la sicurezza, noi adesso stiamo facendo, domani sera c'è il terzo incontro, abbiamo raggruppato 3 quartieri per volta per evitare di poter fare il Pol Pot, per quanto possono essere simili i problemi, però ci sono dei problemi un po' più specifici in ogni zona, quindi 3 quartieri ogni venerdì, abbiamo fatto 7, 14, il 21 e il venerdì facciamo Niguarda, Bicocca e Prato Centenario. Abbiamo fatto Comasina, Affori e Bruzzano, adesso facciamo questo di Niguarda, Prato Centenario e Bicocca, e l'ultimo faremo Bovisasca e Dergano. Quello che noi vogliamo, abbiamo un rapporto continuo dal generale all'ultimo carabiniere, abbiamo un rapporto dal questore ai vicequestori che sono sul territorio e lavorano benissimo, abbiamo un contatto diretto, proprio continuo, diretto con tutti. Devo dire che veramente le cose si fanno, in alcune zone dice no, non c'è nessuno, io dico invece state tranquilli perché ci sono, fanno gli interventi. Poi purtroppo abbiamo le leggi che abbiamo su tante cose, ognuno vorrebbe che tu spazzassi via tutto, non lo puoi fare, non puoi mettere in galera tutti e non tutto, cioè ci sono purtroppo le leggi, purtroppo per fortuna, intendiamoci, per fortuna ci sono le leggi, poi ognuno di noi le potrà giudicare più garantiste. L'idea è quella di mediare, anche capire dove... Però ci sono e quindi loro intervengono, ripeto, noi abbiamo un coordinamento, conosco talmente bene il mio territorio, che non chiamo mai l'ispettore che non è competente per quel territorio, perché ho la mappa in base al territorio, noi abbiamo 5 anche di commissariati, abbiamo Garibaldi Repubblica, abbiamo Comasina, abbiamo Sempione, abbiamo Turro, Greco Turro, quindi alla fine sono, però riusciamo benissimo perché bene. Abbiamo i carabinieri ultimamente continuano a venire da noi, quindi anche con loro dialoghiamo, sia dal generale Benincasa che saluto, dal capitano al maggiore, cioè abbiamo a che fare fino all'ultimo, ripeto, carabiniere che sta nelle caserme dislocate, le conosco tutti. Quindi il messaggio quindi è dire il nostro messaggio copertura. È continuo. Poi non vi aspettate che io mi metta a scrivere su Facebook, perché la politica non la posso fare su Facebook, io devo agire, devo collaborare e devo portare dei risultati. Poi ci sono delle cose che si possono scrivere, ci sono delle cose che non si possono scrivere, questo dobbiamo capirlo. Però vi garantisco che in tutti i punti caldi, oggi per esempio abbiamo un po' di problemi per quanto riguarda queste bande giovanili. Cioè questi ragazzi, tanti minorenni, che si spostano, disturbano, litigano tra di loro, importunano i cittadini. E uno di questi, per esempio, sotto il Bosco Verticale, c'è spesso e volentieri c'è anche la polizia, però... Per quanto può limitare, identifica, ma sono ragazzi che devono, anche le famiglie, un appello anche alle famiglie. Questo porta poi a un altro discorso, porta perché questo, per esempio, la città deve portare a educare. Stanno anche, no? Facendo dei furti nelle auto, e saranno furti per forza commissionati, perché sono solo le BMW, ultimamente hanno fatto solo hanno proprio ripulito completamente di tutta la strumentistica queste auto. Quindi però sono corretti.
Abbiamo chiesto sempre tante telecamere, ma non arrivano. Abbiamo chiesto, noi abbiamo anche per il territorio, sia più che altro per la polizia, la sensibilizzazione, perché non si possono sostituire certe le forze dell'ordine. Siamo il terzo anno, anche quest'anno, partono il 29 fino a dicembre, la cittadinanza attiva, che ci sarebbero, e sono i carabinieri in pensione e i poliziotti in pensione che fanno questo servizio di sensibilizzazione, di educazione civica. Certo. Perché non è che possiamo Ma fare. Si parte anche da lì, questo no, è un aspetto fondamentale. Principalmente vediamo dei volantini, facciamo capire che nei parchi ci si comporta in un determinato modo, e siamo uno dei municipi che sta facendo questo, ma da 3 anni. Cioè noi investiamo 15.000 euro, non un centesimo, perché certo. Sabato, domenica e durante la settimana fanno 4-5 ore, quindi ci sono. Tra l'altro, ecco, oggi abbiamo una novità, no? E glielo dico perché sì, il tema è sempre questo. Cioè, noi le proponiamo un video che è quello di Voci dal Web, in questo caso il comitato di Bovisa Attiva in particolare, che le propone un tema, le farà delle domande, un po' come succedeva con Voce dal Marciapiede, però sempre per collegarci a quanto diceva prima e poi mandiamo il video, dopo le leggiamo noi dei commenti che girano su Facebook, che la riguardano direttamente. L'idea è anche quella di velocizzare un po' il vostro lavoro, perché come diceva non si può solo fare politica su Facebook in questo senso. No, ma posso 30 secondi? 30 secondi e poi devo mandarle il video. Vi chiedo per favore, scrivete sulla mia pagina o sulla pagina del municipio. Sul municipio 9 abbiamo anche la pagina Facebook, perché altrimenti mi costringete ogni volta, Presidente, ma noi l'abbiamo avvisato, ognuno scrive sulla propria pagina. Io non riesco a guardarli tutti, sono certo. Iscritto a 50-60. Allora quindi, aggiungo che se noi fosse questo serve questo anche, se fosse fatto, c'è anche il modulo online, in modo che viene processato, se no tutte quelle cose che si risolvono non risultano poi che sono state fatte o che voi avete già segnalato. Ah, mandiamo il video così poi dopo rispondiamo. Ascoltiamo Bovisa Attiva. Volevamo parlare del problema del quartiere, di alcuni problemi del quartiere. Uno in primo luogo è questo di Piazza Bauta. Non è possibile che a distanza di dicembre, quando gli alberi, un albero si è rotto, quando le aiole della piazza sono state di abbandono in mezzo alle erbacce. L'albero che avete visto prima evidentemente ha un ramo che è rotto e che potrebbe cadere da un momento all'altro, è pericolante. Nonostante i lavori fatti bene, hanno pulito la fontana recentemente, hanno migliorato l'illuminazione, ma se poi il contesto rimane così abbandonato ci chiediamo perché non si possa fare di meglio per il nostro quartiere. L'altro problema sono però in generale la pulizia del quartiere. Le strade sono sporche, i cestini strabordano, si chiede che il municipio si impegni di più per aiutarci a migliorare la pulizia e anche a mantenere i tombini puliti. Infatti spesso e volentieri quando piove le strade sono allagate perché non c'è manutenzione dei tombini. Cosa che ci sta a cuore è le sorti di Villa Pogliani. La villa che col suo piccolo parco è l'unico oasi verde in tutta via Imbriani. Tutta via Imbriani non c'è neanche un po' più di verde. La villa dovrebbe essere distrutta per fare spazio, sia la villa che il parco dovrebbero essere distrutti per fare spazio all'ennesimo supermercato. Teniamo presente che in Bovisa non c'è nessun servizio pubblico, a parte la biblioteca non ci sono centri per anziani, non ci sono centri per giovani, e quindi la nostra richiesta sarebbe che il municipio ci aiuti con il comune e con la proprietà per trovare una soluzione sia per salvare la villa, sia possibilmente per destinarla a fini sociali per il quartiere. Chiediamo a tutti i cittadini di seguirci e di commentare qui sotto eventuali altre domande e osservazioni, perché il municipio risponderà a tutte le nostre domande e alle domande dei cittadini nel prossimo numero di All News settimana prossima. Grazie. Bentornati di nuovo in studio, abbiamo appena visto il video di Voci dal Web. Prima però di lasciare la risposta al Presidente, leggiamo alcuni dei vostri commenti. Li passiamo in grafica, abbiamo fatto una selezione per questioni di tempo, però i commenti rimangono, noi li passiamo ovviamente al Presidente che poi è sempre a vostra disposizione.
Vi leggo un commento, quello di Paolo. Paolo le chiede, Presidente, che appunto in merito ai marciapiedi, per i quali non passano, non permettono l'attraversamento di passeggini e disabili anche quando ci sono le strisce pedonali. Inoltre spesso la zona si allaga come se fossimo un paese del sud che ha sempre il sole. Questo è un commento. Le leggo poi quello di Roberto. Roberto parla del senso unico del tratto Baldinucci-Maffucci. Secondo Roberto, appunto, sarebbe stata una pessima soluzione perché non ha risolto i problemi dell'incrocio, ma anzi ha aumentato incidenti. L'ultimo commento, simbolo un po' di quelli che ci avete gentilmente lasciato, per quanto riguarda Piazza Schiavone. Sonia ci chiede intanto una data certa della liberazione delle transenne, perché ormai sembra che tutti le aprano, e poi la pulizia del giardino oltre la fontana, che sarebbe pieno di rami secchi e sporcizia, con revisione appunto della zona. Lascio a lei la risposta sia al video appunto sì, in generale ai commenti. Velocissimo, allora, per quanto riguarda Maffucci mi trovo d'accordo, tant'è vero che noi abbiamo fatto una delibera immediatamente perché in effetti ha peggiorato. Chiunque arriva dalla Bovisasca, arriva da Bovisa, se vuole andare o in municipio, mentre prima immediatamente faceva via Maffucci, via Caianello e si trovava al municipio, oggi deve andare giù per Baldinucci, arrivare a Tartini, tornare su per Carnevale, cioè, onestamente abbiamo peggiorato, hanno tolto. Poi c'è una ditta lì che ha circa 30 dipendenti e lì c'è, hanno un problema anche per quanto riguarda il camion. Si può trovare una soluzione No, la soluzione per me è ripristinare quello che c'era prima, metti il dare precedenza obbligatorio, poi l'incidente può succedere dappertutto. Se si osserva il codice della strada, lì non dovresti fare, ma c'è stato sempre, però immediatamente tu puoi attraversare e arrivare all'interno. Lì per me è penalizzante, ma abbiamo fatto una delibera in proposito. Siamo sempre punti a capo. Questo è decentramento. Okay. Stando sul territorio è facile che noi ci rendiamo conto, perché io sono andato lì tante di quelle mattine, perché quando c'è un problema io vado per vedere, sto un'ora e mezza per vedere quello che succede, per rendermi conto. E in più di qualche volta ho avuto ragione con la rotonda di via Cosenza. Poi il primo invece ha parlato di passeggini. I passeggini, ecco, siamo uno, non voglio dire l'unico municipio, che non siamo in competizione con gli altri, ma siamo il municipio che ha pensato e portato a casa, insieme all'unità spinale, l'EDA, che si sono aggiunti tutti successivamente e quindi stanno facendo un ottimo lavoro, anche coinvolgendo i ragazzi dei licei, il progetto Via Libera, che è proprio la mappatura delle barriere architettoniche, di iniziare da tre quartieri per poi cercare di allargare su tutto il municipio proprio la mappatura delle barriere architettoniche, marciapiedi stretti, dove non ci sono gli scivoli, ne abbiamo chiesti tanti. Nelle 225.000 euro che noi dovremmo fare di lavori che devono essere dati ai municipi, ma li stiamo aspettando ancora, ho scritto 50 volte ma ancora non mi è stata data la risposta a quali sono, ecco, là dentro noi avevamo messo tutte queste cose: attenzione alla persone portatrici di disabilità, ai marciapiedi stretti, alla segnaletica, era il nostro obiettivo, perché non possiamo, con 225.000 euro non puoi pensare di rifare Milano, però di sistemare alcune di questi scivoli, di questi marciapiedi, sì. E allora noi questo l'abbiamo fatto. Progetto Via Libera serve e va anche in questa direzione, perché con l'ausilio di questi ragazzi, di tutti quei cittadini, se non ci fosse stata la pandemia doveva essere un fatto culturale, tutti i cittadini avrebbero dovuto partecipare, in modo che sentivamo la necessità, l'emergenza che c'è e i bisogni delle persone che hanno qualche problema, e noi dobbiamo essere sensibili. Una città vivibile è solo una città che è sensibile e vivibile da parte di tutti, se no è sempre una città per qualcuno ma non per tutti, e noi vogliamo una città per tutti. Ripeto, 80.000 euro, poi ne ha dati 70, finanziati dalla Fondazione Milano, noi siamo stati tra i promotori di questa iniziativa. In questo c'è assolutamente l'impegno, ci anche siamo. Perché dal punto di vista umano per sappiamo che riguarda resta molto Piazza Schiavone. Piazza Schiavone, sono stato ieri mattina lì perché doveva essere ieri mattina e hanno tolto tutto, le transenne sono state tolte. Adesso stiamo ragionando anche sulla fontana, che è un ricettacolo, che è una continuazione, chiamiamo, ma purtroppo ci buttano dentro delle cose, non cadono da sole, quindi c'è sta sempre l'inciviltà delle persone, in modo che lì potremmo utilizzare solo la fontana di sopra e fare al limite una pedana per poter fare qualche spettacolo, usufruirne in modo diverso. Adesso vediamo.
per quanto riguarda ciò che mi hanno segnalato, i rami secchi, queste cose, io le ho segnalate immediatamente al nostro tecnico, alcune cose, non so, il ramo che stava cadendo in piazza sono andate subito a toglierlo, altre le vanno a fanno la revisione, il controllo sul territorio, c'è il personale della società che è scaduto il contratto, che poi viene rinnovato per 6 mesi, altri 6 mesi, e poi lo prenderà MM. Anche questo io spero, mi auguro, di non avere problemi in questo anno. Allora, prima di salutarci, la ringrazio, ma le chiedo, abbiamo ancora un minuto se vuole... Sono un'associazione molto attiva sul territorio, con cui collaboriamo molto bene, abbiamo collaborato anche durante la pandemia, stiamo collaborando, è di stimolo, mi fa piacere. C'era Villa Pogliani, se non sbaglio, di Cittadini Bovis Attiva, che si è fatta parte attiva. Proprio stamattina mi è arrivata dalla soprintendenza una richiesta di confronto, perché Villa Pogliani è questa villa che ha degli alberi, è del 1930, quindi si vorrebbe salvaguardare, mettere un vincolo, però è di un privato. Io mi sono preso l'onere di dire, parlerò col proprietario se è disponibile. Il proprietario mi ha detto, io ho già un impegno, io non posso esagerare, possiamo vedere con la soprintendenza come trovare una soluzione idonea per salvare, quello che dicevo prima, una mediazione per trovare una soluzione che possa accontentare sia il privato che i cittadini. Io purtroppo devo concludere, è sempre un piacere parlare con lei, per temi molto interessanti e questo rapporto tra città e cittadino che non può mancare. È la cosa che mi piace più di tutti, io quindi, ripeto. Spero di vederlo ancora nel prossimo giro, ci rincontriamo, noi vi ricordiamo che appunto noi anche siamo a disposizione per aiutarvi a comunicare direttamente, perché ovviamente i presidenti dei municipi hanno molte mansioni da svolgere e sicuramente la comunicazione così estesa spesso non aiuta. Però noi siamo dalla vostra parte e vi ricordo ogni martedì, ogni giovedì alle 19:30 sulla nostra pagina Facebook. Ci vediamo con Municipio X. Grazie e buona serata. Grazie, buona serata a tutti. Grazie a voi. Arrivederci.